mamma sta aspettando l'autobus. Lo sai, tanto lo sento. Va bene, ciao. Grazie per avermi raccontato. Carnet. Speriamo che viene presto questo autobus, se no mia mamma mi chiamasse mille volte. La mamma è sempre la mamma. Non è tuo? Sì, è mio, tu lo vedi. No, è tuo. Va bene. Domani è la stessa onda. Sai Carmela, stavo pensando, no? Magari al nostro futuro. Non ti sembra di correre un po' troppo? Ehi Carmela! No, porca! Che dici? Comunque domani ha detto la professoressa mi devo accompagnare a scuola. Che hai combinato? Qualche cosa? Che hai combinato? A che ora? A che ora devo venire? Alle 10. Va bene, va bene. Ma dove stai andando? A fare un ciclo. Va bene. Non combina niente, sì. Ciao. Pronto? Ciao Mary. Sì, ciao Miki, come va? Ti ho chiamato per darti una splendida notizia. Davvero? E dimmi tutto, sono curiosa. Ho conosciuto una bellissima ragazza, poi te la presento. Che bello, ti faccio tanti auguri, vita mia. Vi aspetto presto allora. Ok, sorelluna, ci sentiamo, un bacio. Grazie anche a te, salutamela. Ah, ma a proposito, come ti chiama? Carmela. Ok, ciao, ciao, ciao. Ascolta Carmela, io mi devo assentare per 5 minuti. Ok Pasquale, ciao. A dopo. A dopo. Bene. Salve, buongiorno. Buongiorno. Senta, vorrei vedere un capo di abbigliamento per mia moglie. Le faccio vedere questo qua, vi piace? Sì, molto, molto bene. Elegante questo. Sì, ma ne parlo con mia figlia e poi te faccio sapere. Va bene. Va bene? Ok. Grazie, arrivederci. Buongiorno, amica. Sono pronta qui. Allora. Oh, mica hai visto Gesù? Non l'hai visto, mica hai. Tu fai sempre di su, però. Come ci fa con te? Una volta essere un bambino, una volta perché è così. Una volta fatti d'altro. Lascio solo. Tanto. Poi una carola. Ma io che stai facendo? La carola è che? No, che è questo? Ah, ragione, sì, lo sci sale. Michè, lascia qua e vieni un attimo. Peppe! Michè!
Dove sta la signora? La città che la scalola e tu ce la dava tu. Anzi, no, non entra, può fare sempre un flop. E che si fa? Si sbagliava lì. Sì, ma una volta mi sbagliava, ci sbaglia sempre. Allora, dietro c'è, la sapevi tu. Se no, non davo niente, partendo. Te lo vedevo lì faticato, partendo, non è cosa. Non davo niente. No, perché pensi troppe cose, capito? Non è possibile, è possibile, dimmi prima. Va, mica, va. Vieni, c'è più una chiesa, mica. Angela! Oh! Giorgio! Scusa! Che fai qua? Ciao! Come stai? Bene, grazie, tu stai in amore, come sempre. Biagio, che cosa fai qui? Io sto girando con un produttore americano e sto qui per girare un film. Mi fa piacere, Biagio. Ma Mary dove sta? Mary non c'è perché è rimasta a Napoli perché aveva alcune cose da fare e quindi è rimasta a Napoli. Biagio, vuoi venire con me? Io sto andando da mia sorella Patrizia. Da Patrizia? Sì. Ma certo, mi fa piacere, sì. Ok, e andiamo. Dai, sì, andiamo a trovare mia sorella. Sì. Patrizia, sono io. Ma guarda, sì, e lei ci tiene tantissimo. Limo, guarda quanto è bello sto limone. Ma è stupendo. Bellissimo. Qui c'è, guarda che bello, che meraviglia qua. Ciao. Oh, bellissima, ciao. Ciao, come stai? Ma è stata una combinazione, no? Ma ci siamo incontrati così tanto per caso. Sì, Mado. È vero. Dai, entrate da me, entrate. Sì, entriamo. Oh, ma che ci offri? Ah, vediamo un attimo che cosa c'è di buono. Ma tu sei sempre la maestra del caffè. Sì, sempre la maestra del caffè. E allora, noi ci dobbiamo accomodare qua, che dobbiamo fare? Ma se volete vi potete accomodare già in cucina perché io stavo mettendo tavola. Già è pronto? Sì, già è pronto. Wow. Allora andiamo. Non andiamo. Non c'è di vostro gusto però. No, sei sempre bravo. Sei una brava cuoca. No, lo so. Accomodatemi intanto che io inizio a mettere i piatti, va bene? Grazie, ma no. È vero, mi sono mangiando da sola. Oh, e che profumo che sento. Non so adesso se vi piace quello che ho fatto. Però sì, ma tu sei una brava cuoca. Abbiamo mangiato un amore. Tua sorella me l'ha sempre detto. Chi è me? Sono Patrizia. Cucina che è in amore, no? Di la verità, eh? Sì, veramente, una brava cuoca, Patrizia. E quel pollastrino, proprio paesano, si sente. Sì, era proprio... Tutto buono, Patrizia. Io vi ringrazio, nettamente. Oh, ma mo, a questo punto... complimenti. A questo punto che ci vuole? Un buon caffè. Ah, sì, va bene. Però io ho pensato una cosa, sai che facciamo? Che invece di prenderlo qua il caffè, ti porto a fare un giro ad Ailan, un paesino... molto bello, sembra un presepe. Che dite, siete d'accordo? Ci prendiamo anche il caffè in un bar. Prendita idea! Allora andiamo! Aspetta però, io mica posso venire così, devo un attimo sparecchiare, 5 minuti e sono pronta, va bene? Dai una mano. T'aiuto, Patrizia. Dai una mano, ecco qua. Sì. Eccoci qua. Eccoci arrivati. Ah, bellissimo. Il paesaggio, bello. Molto bello. Bellissimo. Prendiamo un caffè. A proposito, il caffè. Allora. Ti faccio visitare tutto il panorama. Allora, siamo ospiti tuoi, vai.
Meraviglioso questo caffè, ottimo. Ti fa piacere. Ma quando mi porti Mary qualche giorno? Mary? Sì. Promesso, la prossima volta te la porto, va bene? Benissimo, allora l'aspetto. Angela, ricordati che mi devi portare la mia nipotina preferita, Carmela, qua qualche giorno. Appena posso te la porto, promesso. Amore che mi metto freddo in cuore, solo di te voglio incontrare pazzi, amore che bella Gesù, che fa si può fare freddo e costo fuoco, a noi che ce ne importa, tanto ci sta sempre a giorno. L'acqua che fa male, in fondo di bagaglio si mamma, che fa si sono loro basse e
bene, se stai tu che mi vuoi bene, e non voglio niente più. Niente più. Non voglio niente più, Carmelo. Io voglio solo a te. E dica grazie a Dio che mi ha fatto entrare, perché sei tutta la vita mia. E non ho abbastanza da ci dolci. Lo giuro quando è vero Dio, lo giuro. Amore mio, tu vuoi scusare? Sì, certo che vuoi scusare, sì, sì amore, sì. Sei contento? Certo, sono felice, che bello. Adesso dobbiamo dire a mamma, però sarà certo. Felicissima. Mamma! Mamma! Che è successo? Guarda, io e Michele ci sposiamo. Oh, che bello, figlia mia. Come sono contenta. Eppure io sono contenta. Io d'amore. Cioè, ogni giorno è la stessa storia, non ce la faccio più, mi costringi proprio a mandarti via. Mi dispiace Enzo, non succederà più, te lo prometto. Questa è l'ultima possibilità che ti do, la prossima volta ti licenzio. Se una delizia, va bene, mettiamoci un po' di mozzarella, poi qua noi, mamma mia, e che bellezza. Mamma dispiace solo che avete due matrimoni mia donna. E mi dispiace pure a me, devo partire, lo sai, mi aspetta il cinema. Non so. Lo devo so. Andare in America. A poco ce lo dico io. Glielo dici tu, comunque in bocca al lupo. Grazie. Intanto mo arriva la pizza e mangiamoci una bella pizza. Poi dopo vediamo. Esatto. Va bene? Ti voglio bene. Io a te. Che bella impressione questa pizza. Come si mangia? E vai, vai, eccoci pronti. Andiamo alla prossima, andiamo alla prossima. Forza! Vai giù! Tanto piacere. Sì, certo. Sai, io devo andare via un po' prima perché c'è Michele che mi sta aspettando. Ho capito. Glielo puoi dire tu, Enzo, perché mi vergogno. Certo. Enzo, scusami, Carmen, ho chiesto se poteva andare via stasera. Per la miseria, non lo puoi chiedere lei. Carmela, vieni un attimo qua. La prossima volta me lo devi chiedere te di andare via. Conte, vai, vai. Puoi andare. Va bene, grazie. Allora, sono finite queste ordinazioni? Non ce ne saranno più. Ok, voglio allora mangiare la salsa, sì, venga che fa. Stai aspettando una murata qui. Ha già preso il nuovo massimo da una messa in casa. Ora per te, sì. Stai aspettando una murata mia là fuori. Tengo l'appuntamento. E vai, va. Ho pulito là sul piacere. Sì, no, col vostro permesso, vado a salutare mia sorella. Vai, va. Saluta a me. Quindi a me. Ciao, bella.
Ciao, come va? Bene, bene. Che fai? Che fai? Sto aspettando Michele che esce. Abbiamo saputo che si sta sposando Michele. Sì, infatti, ve l'ha detto? Sì, sì, ce l'ha detto. Vendiamo cognate. Sì, mi fa tanto piacere. Anche a noi ci fa tanto piacere. Sono felice. Mi fa piacere che siete felici anche voi per noi. Uè, ciao Michele! Che fai già? Mamma mia, che piacere! Ciao, vanno a mangiare la pizza! Ma già salutato! Permettete, perché tengo innamorata mia, mi sta ascoltando da poco! Uè, ma almeno è proprio troppo a me, lo sa! Uè, auguri! Grazie! Auguri e ciao, per il cielo di prima! Ciao! Saluta a me! Ok, non mancherò, ciao! Adesso vi dobbiamo salutare perché abbiamo un appuntamento... Bene. Bene, quindi vi auguro un bocca al lupo per il vostro appuntamento. Auguri. Grazie, certo. Bene. Ciao. Auguri cognatina. A presto, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Uè, amore. Amore, visto che sono ciao, come sta? Mamma mia, che emozione. Ho finito prima il lavoro, ho detto che sei. Andiamoci, andiamoci a pigliare un cielo. Sì, andiamo, dai. Ciao Angela, dimmi. Devo dirti una cosa bellissima. Cosa è successo? Vieni a casa e te lo dico. Mi fai stare in pensiero, mi puoi accennare qualcosa? È una bella notizia che riguarda Carmela. Vero? Allora vengo domani. Ok, ciao Patrizia, ciao. Ciao, ciao, ciao Angela, ciao, ciao domani, ciao, ciao. Ciao Patrizia! Come si va? Bene, bene, tutto Patrizia! Bene. Cara, accomodati! Grazie, grazie! Allora, questa bella notizia? Carmela si sposa! Davvero? Sì! Ma per quando? E poi te lo faccio sapere! Bellissimo, non... Patrizia, ce lo facciamo un buon caffè? Sì, un buon caffè come lo sai tu? Sì, okay. sì. Vado in uscita e per provare. Ok, perché sono troppo contenta. Davvero, anch'io, davvero anch'io. Tutto a posto, un bel. Visto si sposa Michele e Carmela? Sì, infatti, un bel, ci hanno invitato. Ah, mi fa piacere che ci siete pure voi al matrimonio. Mi sarebbe piaciuto molto, ma purtroppo non ci sarò per impegno lavorativo. Domani parto per Londra e non posso proprio mancare. Ci sarò che non ci siete. Vabbè, ma ci sarò io, Umberto, non ti preoccupare. Sarò con voi. Ragazzi, già che ci troviamo, perché non andiamo a fare una passeggiata tutti insieme? Devo bere qualcosa insieme. Va d'accordo? Bene per me, un bel, andiamo. Sì, ma tu per il matrimonio cosa ti metti? Dino, io mi metto un pantalone classico e una camicia. Anch'io, Dino, metterò un pantalone classico con qualche camicia sopra e dei tacchi. Ma io, Umberto, pensandoci, sto un po' indeciso se indossare il casual o l'elegante, ma sicuramente andrò sul casual. Thank you.
io vi auguro tantissima felicità. Grazie. Mi dispiace solo che mamma e papà non ci sono. Sì, lo so. Mia bella nipotina, che tu sia felice. Grazie. Tutto come io amato e amo ancora lei. Ok. Grazie. Veramente una complimenti. Sono dei bei complimenti. Grazie. Grazie. Abbi cura di lei. Tu lo sai, no, che io lavoro in Germania. Eh sì, lo so. Ti raccomando. A mamma non la pagherà. Ma sei scemo. Devi capire, con loro, sono le mie donne. Non è posto abbandonare, guarda, vai tranquillo, stai tranquillo. Come sei bella. Ciao.
Avanti il prossimo! Buongiorno. Buongiorno. Accomodati. Grazie. Sì, sì. Sì. Ecco, dimmi. Io è da un po' di tempo che sto accusando dei dolori allo stomaco. Sì? Dolori forti, a volte nausea, vomito, però io sono incinta di 2 mesi. Va bene, adesso vedremo un pochettino, forse il fatto che lei è incinta, adesso faremo dei prelievi per vedere un pochettino questi dolori da dove vengono. Ok, tu stai tranquilla, non ti preoccupare, va bene? Va bene. Poi verrai fra 3-4 giorni e vediamo un pochettino gli analisi come sono. Ciao Mary, ho ricevuto le tue telefonate, ho provato a richiamarti, ma non eri raggiungibile. Devi scusarmi se prima non ho risposto, ma ero dal dottore perché è da un po' che non mi sento bene. Ho fatto degli esami e tra un paio di giorni vado con Michele a ritirare le risposte. Veramente sono molto preoccupata per il bambino. Tu lo sai come io e Michele ci teniamo ad avere questo figlio. Spero che tutto vada bene, poi ti farò sapere. Un abbraccio. Dottore, le presento mio marito. Piacere, dottore. Allora, signora, io le devo dire una cosa. Lei deve abortire. E perché? Perché i risultati non sono positivi. Sì, ma che cosa, dottore? Mi spieghi? Lei, signora, ha un cancro. Un cancro? Un cancro? Sì, un cancro. No, dottore, ma che state dicendo? Un cancro? Ma non ci posso credere, ragazzi. Non ci posso credere. Allora? No. Allora tu hai abortito, Carmelo. No. Questa creatura che ha da nascere. Io voglio ci bene la vita, amici. Però sì che è stata salvata. Allora falla, Carmelo. Ti prego, falla, Carmelo. No, no, io ho già deciso, io non abortisco, non farò le chemio, io voglio questo bambino deve nascere, nascerà, capito? Allora se questi a volontà il Signore, o Signore ci ha da assistere, questo ci ha da la mano. Allora, non possiamo fare altro a considerare la sua scelta. Lei, signora, è una donna molto coraggiosa, ma molto, molto coraggiosa. Grazie, dottore. La ringrazio tanto. Adesso possiamo andare? Sì. Andiamo, dai. Andiamo. Ok, allora, signori, ci vediamo al prossimo controllo. Va bene? Vai, già. Pronto? Sì, ciao Mary. Michele, ma che succede? Che brutta voce che hai? Dovirlo poco. Abbiamo scoperto che Carmela c'ha il cancro. Mio Dio, ma che stai dicendo? Non vuole abortire. Ma così rischia la vita, lo sai, o no? Michele, ti capisco che tu la ami e non vuoi rischiare, ma se lei ha deciso così, devi essere solo orgoglioso di lei. Lo so, ma metto a paura. L'unica cosa che deve fare è affidarci nelle mani del Signore e basta, solo che essa mi fa. Lo so, per qualsiasi cosa mi puoi chiamare. Ti voglio bene, un bacio.
Ciao. Ciao, ti volevo solo dire. Ciao. Ciao, ci sentiamo, ciao. Negozio, vedi se c'è qualcosa che ti possa piacere. Sì, vediamo di qua. Magari qualcosa per il bambino. Non lo so, guarda, provo per vedere. Vediamo una cosa. Sì, vediamo. Okay. Senta. Vogliamo vedere delle tutine. Sì, maschietto femminuccio. È maschietto. Dammi un'idea. Dammi un po'. Non lo so, qualcosa per maschio, qualcosa blu, qualcosa. Sì, adesso vi faccio vedere vari modelli. Sì. Sizioso. Sì, bello, carino. Pinto jeans. Sì. Questo è proprio più piccolo. Cosa ne dici? A me piace molto questo tipo di jeans. Carina, sì. Sì, sì, sì. Però è troppo grande, cioè la voglio prendere anche qualcosa di. Beh, a me piace sia questo di jeans che questa qua, che piccolina, per quando nasce. Sì, me le dia tutte e due. Va benissimo. Bene. Non è un regalo, personale. È personale, va bene, anche sul mio gusto. Quante? Sono 23. Va bene, prego, un attimo una cassa. Tu ce l'hai in spicci? Ah, magari 3 euro. Senti, serve? Sì, sì. I 3 euro ci va bene. Arrivederci. Ciao. Vieni, vieni.
Ciao, veramente, quale? Carmela ha partorito! Veramente? Come sta? Sta bene, il bambino pesa 3,1 kg. Ah, un bel peso! Se vuoi puoi venirla a trovare all'ospedale, che ti aspetto! Certo, cerco di venire oggi. Certamente, ci vediamo anche oggi pomeriggio. Va bene allora, ci sentiamo. Ciao, ciao. Stai sola? No, c'è mio cugino giù. Ah, vedi, vedi. Ciao. Ciao. Entra. Vado di qua? Sì, sì. Sì. Sì, 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 entra. Dammi una mano. Mamma mia, come si è fatto bella Fabio! Sì. Ma com'è grande! È da molto che non lo vedi. Da quando è nato. Sì. Amore! Cucciolo! Accomodatevi ragazzi! Sì. Ci sediamo qui, dai. Ma come sta crescendo bene? Che fai, cacci il latte? Sì. Da poco ha mangiato. Sì. Com'è dolce. Cucciolo di zia, amore mio. Dove sta babbo? Dove sta babbo tuo? Sta al lavoro? Sì. Vedi, quanto viene adesso a trovare a casa di Davida? Appena torno a viaggio dall'America la vengo a trovare, non ti preoccupare. Bene. Lo sai che è partito per quel film? Ma quando torna? Ma giorni dovrebbe tornare. Bene, quindi venite a trovarci. Sì, vengo con lui. Meno male che hai tuo cugino, vedi? Sì, devo dire che lui è sempre stato molto presente, perché sai il lavoro di Michele. Cosa c'è, amore? Vuoi la mamma? Sì, vuoi la mamma? Che c'è? Vuole sua mamma. Forse perché era l'ora di dormire e l'ho fatto scendere, mamma? Bello lui, ma bello. Sì, spostate un attimo. Sì. Che c'è? Adesso mamma ti fa dormire un po', dai. Hai mangiato, ma è il momento di fare il riposino. Dai, vieni. Piccolo tu. Oh, ciucciotto. Ciucciotta mammina. Chiamo questo, dai. Si sta bello tranquillo. E ti fai un sonnellino. E zei. Trovo ciucciotto, dai. Che bello. Si è addormentato? No, ma ormai è tutto sveglio. Si vede che voleva riposare. Sì. Prenditi il caffè. Oh, grazie, ma io non ne voglio, non ne prendo caffè, ti ringrazio. Nemmeno tu lo vuoi. Un goccino proprio perché. Ma è da molto che non lo prendo il caffè, veramente. Vabbè, ogni tanto ci vuole. Per farti contenta, perché lei ti dice che non prendo mai niente. Purtroppo il medico me lo ha negato, quindi. Vabbè, guarda che se si può evitare è buona, eh? Sì, ne prendo, ma un poco. Sto limitando un po'. E fai bene, io ne prendo molto invece. Va bene, Mary, adesso me ne vado. Già vai via? Sì, non mi sento molto bene. E allora vai a casa e vai a riposare. Sì. Poi ti tengo aggiornata. Va bene, casomai ti chiamo domani allora. Certo.
Ciao. Vienimi a trovare, ti aspetto. Sì, non ti preoccupare, te l'ho promesso. Come viene Biagio, vengo. Mi fa tanto piacere. Saluto a mia Michele. Sicuramente. Tu saluti a mia Biagio. Ciao. Ciao. Ciao Mary, ti saluto. Ciao Enzo. Ciao amore. Saluta la zia. Ciao. 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 Enzo, mi dai una mano? Sì. Sì, vai, vieni qua. La portiamo in ascensore. Sì. Sì, vedi, mamma. Ciao, io ti ciao. 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 Eccoli, stanno arrivando. Ah, eccoli, sì, che bello. Ciao. Amore, allora come è andato il viaggio? Sì, il viaggio è andato benissimo, mi sono divertito tanto. A proposito, lei è mia nipote, è la figlia di mio fratello e io sono stato ospite loro per un mese perché mentre giravo il film lì in America. E niente, è venuta in Italia perché gli piace l'Italia, gli piace Napoli e vuole studiare all'Università di Napoli. Ah, questa è quella nipote che tu mi hai parlato per telefono, giusto? Ecco, mi fa piacere. Sì. Allora sarei ospite da noi. Sì, è molto piacere da parte mia. I'm not speak in Italian very well. Si dice non parla bene l'italiano, anche se la mamma poi glielo ha inculcato. Non dovete dimenticare la lingua italiana. E purtroppo ogni tanto. Ok, amore, allora andiamo. Andiamo, andiamo. Tesoro, veramente una bella compagnia, poi siamo tutti in famiglia. Dio, this restaurant is very good. I'm sorry. It's molto bello. Ecco, devi parlare solo italiano, qui siamo in Italia. Ok. Va bene? Te l'ho detto già prima, zio, non farti richiamare. A proposito, e Carmela come sta? Biagio, Carmela non sta tanto bene. Mannaggia, come è sto fatto? Che così? Ogni giorno peggiora, anzi, vediamo di andarla a trovare in questi giorni. Ma certo. Quando sei pronta me lo dici, no? Che ci vuole? E mo vediamo, è in settimana.
e magari decidi tu, quando c'è un po' di tempo me lo dici e andiamo. Sì, però adesso voglio andare a casa, adesso non ce la faccio proprio più. Va buono, ok, allora andiamo a casa. Va buono? Andiamo. Ciao, bella! Ciao, ciao! Ciao! Come va? Tutto a posto? Ciao! Bene, sempre, bella. Sempre più bella, hai visto? Ma da quanto tempo, Da quanto tempo? Da quando è partito per l'America? Infatti, sta sempre qui. Accomodatevi! E allora? Accomodatevi! Che ci racconti di bello? Questi sono per te! Ah, pure questi! Sì, ma non dovevate! Sì! Carmela, allora, che mi racconti? E cosa mi dici tu che sei appena tornato dall'America? Raccontami, dai. Lo passo un attimo, le rosse qui. Non senti caldo, eh? Bella giornata, bellissima giornata, sì. Hai visto? Il primo pensiero da quando è tornato è stato per venire a trovare te. Per me sei ma più di una figlia. Capito? Lo meriti, grazie, lo meriti. Grazie, mi ha fatto davvero tanto piacere, veramente. Poi lo sai che ti voglio bene anch'io. Lo so. E volete qualcosa? Non so, vi preparo un caffè o qualche altra cosa. Cosa preferite? Facciamo una cosa, la vado a fare io il caffè, ok? Voi non vi muovete. Ecco, fai una cosa buona. Io faccio sempre questa. Lo so, scherzavo. Ah, a proposito dell'America, mi avevi chiesto se mi ero divertito, com'è andata. Benissimo, amore. Mi sono divertito un mondo. E lì poi gli attori sono molto bravi, ho cercato di essere bravo come loro, comunque mi sono divertito. Sì, ma di cosa parla questo film? Di cosa tratta? Lo sai, perché io sono curiosa, perché anche a me piace molto il cinema. Lo so. Niente, parla un poco di questa violenza sulle donne, queste cose, un poco come pure là. Pure in America ci sono queste donne che vengono violentate, vengono maltrattate, e quindi si basava proprio su questa cosa. Tema. Sì. Oh, eccola qua. Bene. Grazie. E per te? Non ne ho voglia. Mi fumo una sigaretta io. Gliene do un poco del mio. Va bene. Dividiamo tutto. Certo. Buono, ottimo. Buono. E tu che parte avevi in questo film? Molto, molto bello, molto, molto difficile. Amore, la prossima volta vengo anche io con te in America, eh? Guarda, amore, io ti porterei volentieri. Ma lì è tutto un caos, guarda, non ti troveresti a tuo agio. Perché è troppo difficile, non è un mondo come il nostro, bello, gioviale. Lì mi pare che la gente ti guarda storto. Ma se vedo uno a terra che sta morendo, ma mica, passano dritto. Quindi non è come noi napoletani, ecco. Amore, se permetti, questa è una cosa che la decido io. Perché non mi vuoi far venire con te? A me lo sai che fa piacere portarti dove vado io, ma quando si tratta di girare queste cose così, così importanti e così, così serie, il lavoro è troppo e quindi non avrei poi il tempo di dedicarmi a te. Viaggio, non me la racconti giusta, mi sa. Hai visto? Mia cognata mi dà ragione, quindi quando parti o vengo con te o non ti faccio andare in America. Stop. Ho capito. Vuoi venire pure tu una prossima? Sì. Va bene? Ok, allora vieni tu e ci porteremo pure a Carmelina. Va bene così? Fa piacere. Va bene? Esatto. Poi non dire più che non mi ami. No, ma è proprio perché ti amo troppo. Lo sai quanto venire ti amo. Bye.
insetti, ma potete vedere. Però i resti fotografici. Ma non ci pensare, guardiamo le foto. Sì, guarda qui, ti ricordi? Casa vuole sta contenta, insieme a che figlio, insieme a che parente. E a vita sai che insieme a suo consumo. Fabio! Fabio! Ma che stai facendo? Vieni qua, papà, che? Ma cosa cerchi? Io le ho bene. Che bello. Vieni qua, passiamo un po' di te. Uè! Vedi, amore, com'è bello? Sì. Lui è la forza della vita. Sì, lo so. Il nostro bambino. Sì, è troppo bello. Bellissimo. Vi amo così tanto. Siete la mia vita. Che bello. Che sia famiglia mia. Sì. Questo era il nostro sogno. E questo si è avverato. No? Sì, è vero. E c'è che non bacia mamma, io. Buonasera! Ciao! Ciao, bella! Ciao, come va? Dai, ci andiamo a fare una bella passeggiata. Dai, forza! Usciamo un po'. No, vieni con noi. Adesso vediamo, dai. Va bene. Ci tento. Mamma, per favore, per fare il caffè? Sì, figlia mia. Vieni, passa il caffè. Sì. E quindi mi stava dicendo quanto da quanti anni? Cioè, che è successo? Non ti senti bene? Sì, ma poi passa, non ti preoccupare. Vorresti un bicchiere d'acqua? Angela, che c'è? Porti un bicchiere d'acqua a Carmela. Va bene. Non c'era la testa. Va bene. Ho fatto un Carmela, ma che non ti senti bene? Solite cose, no? Mi passo. Non
Sei tutta bagnata. Sì, mi sono bagnata tutta. Mi devo cambiare. Dai, ti do una mano, forza. Sì, sì, compagno. Allora, vista la situazione del prelievo, ora ti mando in radiologia per effettuare un TAC total body, per vedere meglio i risultati, ok? Stai tranquilla, non ti preoccupare. Va bene, dottore. Ok, tranquilla. Ma per lei è andata tutto bene? Sì, Michele. La mela è forte. La mela è forte. Lo so, ce la deve fare. Dottore, allora, venite con me nel vestito, ok? Sì.
Purtroppo, signori, vi devo dare una brutta notizia. Carmela non ce la farà. No, no! Non è possibile! Carmela, no! No, Carmela! No, la dovete salvare! Abbiamo fatto di tutto! Abbiamo fatto di tutto! Signori, abbiamo fatto di tutto! Non ho parole, sorella, non ho... Come te non ho parole? La mia figlia. Mi dispiace, non ci sta più niente da fare. Non ho parole, sorella, mi hai preso il coraggio. Mi sento male, Patrizia, non ce la faccio. Posso resistere. Mi dispiace. Grazie. Devi avere coraggio di questo bambino. Allora, dottore, come sta mia moglie? Purtroppo non c'è più niente da fare. Abbiamo fatto di tutto, di tutto. Allora, dottore, me la posso portare a casa, visto che non c'è più niente da fare? Dai, è una donna fantastica, tua moglie. Ha avuto tanta forza. Dai. E io per questo che l'amerò per sempre, dottore. Bravo. Adesso faccio andare l'ambulanza. Grazie. Grazie, dottor. Ciao Mary, e niente, ti volevo dire solo che il dottore sta organizzando tutto per portarci Carmela a casa. Oramai non ci sta più niente da fare. Non sa c'è più che potremmo fare. Ok Michele, ora vengo subito a casa. Sì, la aspettiamo. Ciao, un bacio, ciao. Pronto Mary? Ciao, come stai? Io sono in stazione, sì, sono qui a Napoli. Come? Sta malissimo. Perché? Che sta succedendo? Carmela sta grave. Oh mio Dio, ma che stai dicendo? Come? Non c'è niente da fare. Senti Mary, vogliamo provare a portarla a Milano? Io conosco un dottore che è proprio bravo. No, non possiamo trasportarla. Madonna, mi dispiace tantissimo, guarda. Senti Mary, facciamo una cosa. Poi io vengo a casa tua domani e ne parliamo, va bene? Vengo a trovarla, dai, su, non piangere. Ok? Ok, va bene, ciao. Un bacione grande, ciao. Ci sono io con te. Grazie, tesoro.
Anna, andiamo. Sì, Mario, vengo. Mi aiuti a portare la, il bagaglio. Terribile. Veramente? E che è successo? Carmela non sta bene. Come mi dispiace. Non lo so, poverina. Guarda, proprio una cosa bruttissima. Senti, ma come mai questa visita a Napoli? Noi siamo venuti perché mia figlia Maria è stata selezionata tra le prime 10 finaliste nel concorso Il Cantagiro per i ragazzi. E domani sera c'era la finale. Maria, cosa canti di bello domani sera? Guarda, zia, io ho già iniziato con 2 inediti miei, Diluvio Universale e Girotondo dell'Amore. Ah, brava! Poi sto registrando delle cover e domani sera mi hanno chiesto di portare L'immensità di Don Bachi. Federica, effettivamente è un grande sacrificio che sta facendo la ragazza, perché pensa che lei... tra la scuola, la musica, il canto, gli amici, giustamente, le sue amiche, esce, comunque sta sempre in giro, giriamo sempre per l'Italia e vabbè, però il risultato lo stiamo avendo. Anna, ma ti capisco, sai, perché io poi tra l'altro c'ho anche mio figlio che lavora a teatro, è sempre impegnato. Sì, bello, bello. Scusa Anna, vado a fare un po' di caffè. Ok, sì, grazie. Mario, e tu che stai facendo di bello? Niente, la solita cosa, lavoro sempre in ospedale, poi dopo dell'ospedale vado a fare qualche partita a calcetto con gli amici, poi vado a vedere qualche partita del Napoli ogni tanto, quando in trasferta. Ho visto. Grandi soddisfazioni in Napoli. Speriamo. Forza Napoli. Sempre. Sempre forza Napoli. Ecco il caffè. Il profumo. A Milano non lo fanno mai così. Questa è tutta un'altra cosa. Ma Napoli è sempre Napoli. Hai ragione. Caffè e pizza, Napoli. Giusto. Io mando lì. Maria, zia, sei contenta che vieni a cantare a Napoli? Sì, zia, sono contenta. E poi, quando mi farò grande, vorrei venire ad abitare a Napoli, perché mi piace molto. Sì, amore, allora dai, devi studiare tanto, e vedrai che potrai realizzare il tuo sogno. Sì, Mary, ho pensato che appena Maria finirà gli studi, di rientrare a Napoli. Senti, Mary, ma veramente per Carmela non c'è niente da fare? Purtroppo sì. È stata sola la forza della volontà a farla lottare, l'ha fatto per il suo piccolino. Ma purtroppo sicuramente non ce la farà. Dai Mary, su. Ognuno ha il suo destino. Lo so, ma è troppo giovane per morire. Questa cosa io non l'accetterò mai. Poi pensa a mio fratello Michele e il suo bambino, ma come farà? Dai su, sicuramente se la caveranno, non ti preoccupare. Lo so Anna, ma pensa che resterà un vuoto per sempre nei loro cuori. Anna, scusami. Ho dimenticato, sì. Non ti ho detto nemmeno vuoi un caffè o qualcosa. No, non ti preoccupare. Non vuoi niente? No, niente. Ti ringrazio, Mary, ma adesso devo scappare. Devo portare Maria a fare le prove. Sì, zia, domani devo cantare.
E vabbè, che devo dire allora? In bocca al lupo. Che crepi, lupo. Mary, io vado adesso. E coraggio. Fallo per Michele. Certo che lo farò. Saluta la zia, dai. Ciao zia. Fabio. Mamma dov'è? Shh. Non lo Mamma ha un po' di mal di testa. Shh. Dopo più tardi te la faccio trovare, ti faccio baciare, va bene? Eh? Però adesso gioca piano piano. Vedi? Vedi che sta nella camera che ha gli occhi chiusi e deve un po' dormire perché gli fa male la testa. Ma papà, vengo un poco di là, eh? Però senza fare tanto rumore, va bene? Perdonami, no. Se non ho mantenuto la promessa che saremmo stati insieme per sempre. No, amore mio, non parlare così. No, dobbiamo accettare la realtà. Il Signore mi ha concesso già tanto. No, sì. Non ti voglio perdere. Mi hai fatto vedere Fabio nascere, crescere, camminare, chiamarmi mamma. Ci ha dato già tanto. No, non ti voglio perdere, non ti voglio perdere, sì, tutta la vita mia. Amore, non fare le cose più difficili, ti prego. Su, coraggio. No, amore, voglio venire con te. Non voglio vederti piangere. Voglio venire con te. Ti prego, amore, devi essere felice. Fallo per nostro figlio, ti prego. Devi pensare a lui adesso. Prego, è lui il nostro futuro, pensa a lui, amore. No. Amore, portami no. Fabio, lo voglio abbracciare, amore, portami Fabio. Carmela? Carmelina. E dai, coraggio, zia, su. Dai, coraggio. Fatti vedere che sorridi. Dai. Ciao, zio, ciao. Però vai piano, Mamma non sta bene. Sta male. Vai, vedi? Vieni a mamma, abbracciami. Non ti voglio tanto bene. Basta, dai. Ti voglio basta, bene, non ti puoi dimenticarlo mai, ti voglio tanto bene. Basta, non ti puoi sforzare. No. Basta, dai, lascialo. Lascialo. Vieni, andiamo di là, vieni. Vieni. Mi prometti che non abbandonerete mai il mio piccolino? Certo che te lo prometto. Ti voglio troppo bene. No, non piange. Non piange.
piange. Tu sei forte. Prenditi cura di Michele. Devi dargli coraggio. Io vi proteggerò da lassù. Io sarò sempre, sempre con voi. Carmela, faccio entrare il dottore. Pensa a mio figlio. Non ti preoccupare, stai tranquilla, amore. Si spaventa e non si arrende per una cosa niente, ed in da casa vuole sta contenta, insieme che figlio, insieme che parente. Mentre che lo brutto male cresce, lei non si arrende e si fa una risata, e vede correre che lo creatura e a vita sua che insieme si consuma. Sa guarda in faccia morte, lo dice brutta bestia, passa ancora insieme figlio mio, ti prego lascia sta vita mia. A notte io non dormo, perché fa ancora sciarre, e dinte suo non può sconfiggere morte, nata nottata che per lei è passata. Può vincere sempre se vuoi, perché la forza da vivere con te e può essere mamma ancora. Sì, che sto figlio li ha crescere tu e nessuno dopo ci tocca, perché ha vita tua. Male che attacchi le più ti reagisce, è questa che mio che la deperisce, per un pugnale che trasi in tuo cuore, cancro che male non c'è fatta sta amore. Male ti ha pigliata nata vita, e vinto tu che sta partita, a vita sua era già distrutta, e mentre mo ha pigliato. Sempre si vuole, chi ha bonanza la vita con te, e può essere mamma ancora. Sì, che sto figlio li ha crescere tu, e nessuno dopo ci tocca, perché ha vita d'odio. Male che attacchi le più ti reagisce, è questa che mio che la deperisce, è un pugnale che trasi in tuo cuore, cancro che male non c'è fatta sta amore. Male t'è pigliata nata vita, l'hai vinto tu che sta partita,
a vita sua era già distrutta, e mentre mo' abbigliato tutto.